Ho deciso che adesso racconto la storia di come il mio fenice sorvegliante, eroe del destino, distruttore fenice sorvegliante, il DPE che avevo ordinato, è finito a Sassari. E voi direte, ma che cazzo ci fa il tuo DPE a Sassari? Non mi sembri sardo, Diego. Anche se la voce un po' da sardo la so fare io, La so fare, però non sono sardo. E tu dirai, com'è possibile che sia arrivato a Sassari? Non lo so. C'è solo che ieri vado a vedere il tracking. E il tracking diceva una cosa molto, molto chiara. Diceva dall'Austria, è passato a Milano, dall'aeroporto di Linate di Milano è stato spedito all'aeroporto militare di Cagliari e da Cagliari è arrivato a Sassari. Io abito in Emilia Romagna. E allora questo DPE che fine ha fatto? Che fine ha fatto questo DPE? Vai a vedere, impossibile trovare qualcuno che mi risponda. Oggi ho chiamato varie volte, tra l'altro anche la posta di Sassari, mi hanno risposto. Mi hanno detto, devi chiamare questo dipartimento di spedizione di qua, di insomma, un magazzino dove arrivavano tutti i pacchi. E se nel caso il mio pacco si fosse trovato lì, avrei dovuto chiamare loro. Ora, al numero, chiaramente, mi hanno risposto. È sabato, ma non si lavora, evidentemente. Quindi, io stavo aspettando, adesso, l'arrivo del lunedì. Ma arriva un twist! È arrivata una notizia adesso. Mi contatta il venditore dopo che chiaramente io ho aperto un ticket su Card Market e ho detto, guardate che non mi è arrivato nulla. Qua dice che è stato consegnato, il mio indirizzo è questo, c'è scritto Emilia Romagna, provincia di Ferrara, Comacchio. Qualcuno a Sassari ha il mio DPE. Qualcuno a Sassari ha il mio DPE. Quindi qualcuno adesso deve far uscire questo DPE o mi faccia tornare i soldi. Per chi non lo sapesse, un DPE è esattamente questo. Un attimo solo che ve lo faccio vedere in sovraimpressione, così capite meglio di quello che sto parlando per i meno addetti ai lavori. Eccolo qua. Questo è DPE. Questo è un mostro infamissimo che spacca una carta dell'avversario, spacca una tua, potenzialmente spacca pure due tue, e ogni volta che lui viene distrutto dall'effetto di una carta o in battaglia, torna, risorge, è una cazzo di fenice, ok? Fortissimo, costa 100 euro, costa 100 euro. Un centone costa questo DPE. E tu mi dirai, com'è possibile allora che te l'abbiano perso, che qualcuno a Sassari si sia appropriato del tuo DPE? Io non ero salato. Perché non mi era arrivato. Chiaramente Card Market con servizio di trust mi protegge. Nel senso, avrei ricevuto i miei soldi. Il punto è che questo DPE l'ho preso a 70 euro. 30 euro in meno di quanto costa. E andare a pagare un altro DPE 100 euro quando avevo la possibilità di prenderlo a 70. Capite bene che mi rodo il culo. Proprio adesso, mentre eravamo qui in live, mi sono arrivati 4 messaggi. Vi faccio vedere che sono 4 messaggi dal venditore. E sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto che si è sbagliato e che quello non è il mio tracking. Quindi, andando a vedere il mio tracking, che me l'ha dato corretto, dice che è arrivato in Italia il 5 questo DPE. Allora, mi sorge un altro dubbio. Se il 5 era martedì, e di giorni lavorativi abbiamo avuto martedì stesso, mercoledì, giovedì, venerdì. Com'è possibile che in 4 giorni questo DPE non sia arrivato nel mio domicilio? Qua c'è la posta italiana che deve lavorare meglio. Ma sapete cosa fa ancora più ridere? Il fatto che io questa mattina abbiamo mandato un reclamo alla posta. Un reclamo per dire, c'è il mio pacco laggiù. Il punto è che quel codice, quel pacco, non è il mio, perché il venditore si è sbagliato e ha inviato un codice diverso di un altro venditore al quale ha spedito nello stesso momento. Quindi io non solo adesso dovrò aspettare altri giorni perché il mio DPE mi arrivi, e mi arriverà sicuramente,
Ma ho fatto pure una brutta figura perché ho chiesto alle poste di recuperarmi questo pacco quando è stato correttamente consegnato al suo acquirente, al suo legittimo acquirente. Il punto è che questo significa che non ho sbagliato io, ha sbagliato il venditore alla foce. E questa era la storia di come il mio DPE è finito a Sassari. Ma non c'è davvero finito. Vi è piaciuta la storia? È arrivato. Buona giornata.